Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio di Game Invaders. Oggi ci troviamo con Dead in Bermuda. Che cos'è questo gioco? È un videogioco molto simile a 60 Seconds in tanti punti di vista, come andremo a vedere. Allora, prima di tutto andiamo a vedere la trama. Io avevo fatto già una partita, però la sovrascrivo in modo che la possiamo fare insieme. Allora, come comincia il gioco? Siamo su un aereo, questo aereo sta viaggiando da un punto A a un punto B, appunto non si conosce la destinazione, e questo aereo succede appunto un'esplosione e quindi cade su un'isola deserta. Caduti su quest'isola, questi 8 personaggi dovranno resistere, dovranno sopravvivere, dovranno razionare il cibo, dovranno razionare l'acqua, un po' come era successo a 60 Seconds. Poche ore dall'incidente, ovviamente ragazzi, inizialmente c'è un po' tutta la storia, un po' tutta la trama, perché questa rispetto a 60 Seconds ha un po' più trama e quindi i personaggi tra loro parleranno, chiacchiereranno e soprattutto saranno molto importanti le relazioni che ci saranno tra di loro. Allora ragazzi, come primo episodio, mi fermo un attimo e farò soltanto il primo giorno. Il secondo giorno lo faremo appunto col secondo episodio, sempre se voi lo vorrete. Quindi mettetemi mi piace, commentate se vi è piaciuto il video, se volete che faccia una serie su questo gioco, insomma qualsiasi cosa, anche perché questo gioco secondo me ragazzi è anche un po' più... è anche un po' più sviluppato rispetto a 60 Seconds, ci sono delle chicche all'interno che andremo a vedere insieme. Allora, prima di tutto, questi sono gli 8 personaggi che sono sopravvissuti, tra cui abbiamo Eliana, Aleandro, Alice, Bob, Giulia, Yuri, Winters, Jacob e Eliana, che già l'ho detta. Allora, la mappa, diciamo, la loop centrale, si divide in 3 parti. Abbiamo appunto questa parte centrale dove, proprio qua sotto, dove vedete appunto il mouse, ci sarà poi successivamente, lo costruiremo insieme, un falò che sarà molto importante durante la notte e sarà importante anche e soprattutto l'intensità di questo falò, dove noi dovremo buttare della legna. Poi, spostandoci di qua, abbiamo un'altra zona dove ci sono 3 mini aree. Allora abbiamo dove è avvenuto appunto l'incidente dell'aereo, quindi manderemo una persona all'interno dell'aereo per prendere delle reazioni, per prendere dell'acqua, insomma provviste. La cosa però importante è che appunto salirà molto la depressione del personaggio, perché proprio andando all'interno di questo aereo vedrai i cadaveri delle persone che gli stavano vicino e quindi la sua depressione salirà. Di qua abbiamo il banco di crafting, quindi dove potremo costruire appunto il falò, dove costruiremo tante cose. Ci saranno 2 persone, uno per lato, che costruiranno e quindi si relazioneranno tra di loro. E di qua abbiamo la libreria, che appunto è la parte dedicata alla ricerca, e quindi alla ricerca di piante, di medicine, di nuove aree, di nuovi attrezzi ad esempio, o tante altre cose. Dal campo centrale poi ragazzi ci spostiamo invece adesso a destra e andiamo appunto in questa zona che è molto importante, perché mettendo 3 personaggi qua di fila potremo scoprire nuove aree, quindi potremo scoprire tutta la isola e quindi portandoci nuove armi, nuove razioni e così via, che ci serviranno appunto per la sopravvivenza. Allora ragazzi, senza troppi indugi, inoltre qua c'è l'inventario ragazzi, qua l'inventario e qua appunto dove si contiene l'acqua. Allora ragazzi, cominciamo subito un po' a dividere i personaggi. Aleandro, mi ricordo, io già, siccome avevo fatto già delle partite, mi ricordo che si trovava molto bene nell'esplorazione, quindi lo posiziono nell'esplorazione insieme a Yuri, che anche loro due dovrebbero andare parecchio d'accordo. E insieme a loro nell'esplorazione, se non sbaglio, anche Giulia era abbastanza messa bene ad esplorare, quindi la metto qui col suo occhialetto da sole. Poi abbiamo Eliana, che con un libro in mano ci invita a metterla nella ricerca. Abbiamo Alice e Bob, che sono sposati ragazzi, quindi sarà molto importante la relazione tra di loro, e mettiamo Alice nella ricerca perché comunque mi sembra che era anche lei molto buona, Jacob nel crafting perché ha delle caratteristiche molto importanti nel crafting, abbiamo Bob che lo mettiamo appunto a cercare all'interno dell'aereo delle razioni, insomma, per sopravvivere, e poi abbiamo Winters che dovrebbe essere un dottore, però in questo caso la mettiamo nel crafting. Fatto questo ragazzi, inoltre clicchiamo sul workshop e cominciamo a creare il primo falò. Appena avremo appunto i materiali che ci serviranno per costruirlo, loro procederanno e lo costruiranno immediatamente. Quindi ragazzi, un'altra cosa che non vi ho detto è anche il fatto che il giorno si divide in 2 parti. Ci sarà la mattina e il pomeriggio. Per andare al pomeriggio basta cliccare next qua sotto e poi ci sarà la sera, che insomma l'andremo a vedere più avanti. Clicchiamo su next.
Allora, cliccando su Next, appunto, succede, appunto, dove abbiamo messo i personaggi, succederanno delle cose. Ad esempio, è andato all'interno, Bob, all'interno dell'aereo, ha trovato determinate cose, quindi ce l'ha fatta vedere, la sua depressione è salita. Hanno i materiali giusti per costruire il falò e quindi si mettono subito all'opera e costruiscono il falò. Vedete, crafting 100%, abbiamo il nostro campfire, ce lo fa vedere anche all'interno. E quindi anche loro, la fatica in questo caso sale ovviamente perché appunto hanno costruito. Quindi fatica salita, però hai visto i cuori che appunto sono la relazione tra di loro, più 7, quindi ottima. Hanno trovato una nuova area invece Alice e Iliana, trovando appunto questa zona dove appunto si dorme. Di qua invece nella zona esplorazione hanno trovato una nuova area che magari adesso lo andremo anche a vedere. È salita la fatica un po' a tutti e la loro relazione è aumentata a più 5, quindi ottimo direi. Ok ragazzi, torna tutto di nuovo nelle nostre mani. Per ora ragazzi io lascerei tutto così, tranne l'unica cosa che andrei sul workshop e appunto comincerei a costruire questa zona dove dormire, perché la notte appunto verrà nel prossimo next. E inoltre ragazzi andiamo a vedere appunto la nuova area che hanno sbloccato. Allora ragazzi, questa qua è la mappa totale dell'isola. Cliccando sul punto esclamativo andremo a vedere l'area che abbiamo appena scoperto e abbiamo trovato appunto, sembra un bagaglio appunto che era all'interno dell'aereo. Dobbiamo farlo ricercare, quindi dobbiamo mandare una persona per vedere all'interno di questa valigia. E tra le persone un po' più vogliose c'è Yuri, vedete? Che ha una percentuale, una statistica più alta. E vediamo se ce la fa. È fallito perché probabilmente infatti ci ha attaccato un mostro. E quindi comunque ci ferisce, però non riusciamo comunque a prendere tutta la roba, appunto qualsiasi cosa che c'era all'interno di questa valigia. Preso questo, torniamo al campo. Allora ragazzi, in realtà ora come ora io direi di lasciare tutto così tutto inalterato, perché per ora loro si trovano bene, quindi direi di andare subito alla sera e vedere insieme che cosa ci aspetta. Allora, prima di tutto, Bob ha trovato altre cose, ha trovato la legna, ha trovato altro cibo che sarà molto importante durante la notte, andremo a vedere anche per te, ha trovato anche un'ascia che non è male. La sua depressione è salita, infatti grazie a Dio adesso arriverà la notte, quindi avrà un po' di riposo. E loro stanno costruendo appunto questa zona dove dormire. La loro ricerca è quasi completa, sono arrivati al 62%, anche la loro fatica è aumentata, ma anche la loro relazione è aumentata. Inoltre anche loro hanno scoperto una nuova zona che dovrebbe essere la spiaggia, e quindi la potremo andare a esplorare nel secondo giorno, perché ormai la notte si avvicina e quindi dobbiamo essere pronti. Allora ragazzi, eccoci alla nostra prima notte di questa serie che spero duri tanto. Allora, come prima statistica che vediamo in alto appunto sulle teste dei nostri 8 sopravvissuti, c'è il cibo, cioè la fame che hanno, e quindi andremo a dargli appunto il cibo che abbiamo scoperto durante il giorno trascinandolo. Quindi daremo questo a Leandro, quest'altro ad Alice, questo a Bob, quest'altro a Yuri, quest'altra Winters, Jacob e Iliana. Perfetto, così dovrebbero stare tutti a posto, tutti 0%, giusto Aleandro mi rompe un po' le balle col 5%, però insomma gli diamo un po' di fruttina. E questo ragazzi è la notte praticamente, noi gli diamo del cibo, loro parlano tra di loro, chiacchierano tra di loro e quindi anche la loro relazione aumenta. Dopo aver fatto queste cose si procede al prossimo giorno. Attenzione ragazzi, chi vuole giocare a questo gioco, all'intensità del fuoco, perché se durante la notte appunto il fuoco si spegne, gli animali e qualsiasi altra cosa vi possono attaccare, quindi attenzione. Dopo aver cliccato next appunto c'è il riepilogo dei nostri personaggi tipo 60 seconds, quindi ci dice che Aleandro è depresso, Iliana è depressa, Winters è depresso, Jacob è più stanco che depresso e così via. Insomma ci fa riepilogo su tutti i personaggi che abbiamo. E qui ragazzi comincia il secondo giorno, quindi dobbiamo stare attenti di nuovo alla depressione, dobbiamo stare di nuovo attenti alla fatica e così via. Quindi ragazzi, con una nuova area da scoprire e tante altre cose da vedere insieme, perché ci sono veramente tante chicche che ancora non vi ho fatto vedere, vi saluto ragazzi. Mettetemi piace se questa serie vi sta piacendo, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, vi lascio la pagina Facebook in descrizione così magari potete andarla anche a vedere e mettere mi piace per essere sempre aggiornati, anche perché abbiamo anche dei video dedicati soltanto alla sezione Facebook. Quindi ragazzi niente, spero che il video vi sia piaciuto e grazie, alla prossima, ciao ragazzi!